inaugura nella sua sessione di primavera estate, forse una linea di Appia Nova. Allora abbiamo con noi Assia Fiorillo, ciao Assia. E chiaramente l'abbiamo vista con noi nelle Mogliere Screando, nella loro esibizione alla libreria Aldomero, alla libreria D'Affello, e abbiamo convocato per il primo Briefy Music Fabrizio Marcello. Ciao Fabrizio. Salve a tutti. Allora, come tutti gli amici sanno, il vecchio Briefy Music, questo è un corso che vuole un attimino conoscere più da vicino quelli, insomma, sono i cantautori di oggi e ascoltare chiaramente piacevolmente le loro musiche. Allora, Fabrizio Marcello, Fabrizio, ecco, hai avuto problemi? Facciamo questa domanda stupida, hai avuto problemi per capire qual era il tuo nome? Eh sì, c'è stato sempre questo problema tanti anni. Infatti adesso, nome d'arte, rum, così, nessuno spazio, tre lettere. Benissimo, e abbiamo insomma già dato questa, abbiamo fatto la domanda così, insomma, prima. Adesso Fabrizio, raccontaci un attimino il tuo percorso musicale, sei giovane, poi chiaramente, ecco, raccontaci come è stato il tuo rapporto al mondo della musica, come è iniziato, sei in modo spontaneo, oppure, insomma, che tu non è vero, sei qualcuno che è stato imposto dai genitori, canta, danza, fai, conosci, fai. Sì, io ho iniziato da bambino, quando ero pianoforte, i miei nonni erano diplomati al conservatorio, quindi ho iniziato con loro, suonando il pianoforte, e poi più in là, negli anni, quando verso i 16-17 anni ho iniziato anche a cantare, a studiare canto, e ho iniziato anche poi a scrivere le mie prime canzoni, e da lì sono passato a canto. Benissimo, allora noi abbiamo convocato Assia, anche perché insomma sappiamo che tu, insomma, sei amica di Fabrizio, quindi ci puoi insomma assistere anche con delle domandine, conoscendo un attimo di amicizia. E quindi insomma hai una tua prima domanda oppure qualcosa che avresti voluto chiedere magari anche uscendo da amici, magari una domanda che può capitare, ma io ci volevo chiedere una cosa. No, allora no, ma ma io ti posso fare un po' di domande da cantautrice. Ecco, esatto. Da cantautrice. Una domanda è sicuramente anzi anche da studentessa di musica jazz. La cosa che mi interessava tra le varie la storia della musica è sempre quando tu poi in qualche modo ti rivedi, mi mostri, sai chiaramente in tutte le cose negative, non in quelle positive. Una di queste era il fatto di il problema che spesso i musicisti si ponevano rispetto al pubblico. Immagino Dizzy Gillespie col bebop che cercava di far apprezzare questo tipo di musica, quindi lo rendeva in qualche modo più popolare possibile, quindi più ballabile, per esempio. Però, quindi questo trasportavolo poi a noi. Quanto per te è importante che il pubblico recepisca la tua musica come qualcosa di divertente, qualcosa di apprezzabile, e invece poi in contrapposizione quanto te ne butti e scrivi semplicemente quello che ti piace, che senti bene? Domande difficili, no? Diciamo, io ho un mio stile, non perché sono chissà chi, ma è quello che mi viene più naturale, quindi mi piace la musica italiana leggera, un po' da vecchi dentro, essendo un po' più dentro. Diciamo vinta, diciamo sì, questa parola. Sì, questo, ma meno male. Qual è la domanda? Quanto ci pensi tu essere fruibile per il pubblico oppure non te ne importa proprio, semplicemente fai solo quello che ti piace? Ci proponi questo problema? Minimamente sì, ovviamente sono lontano dalla musica commerciale moderna, che chiaramente sono un po' distante, però cerco attraverso dei testi a volte più leggeri, più divertenti, a volte con delle canzoni che sappiano anche far sorridere, cercare di avvicinarmi maggiormente, però cerco sempre di mantenere il modo di scrivere la musica, sempre un po' per vecchio. Se permettete una domanda, vai, ce l'ho io. Maria, ricordiamo che ha la sezione Facebook diretta. Sì, seguite la nostra diretta su Facebook, mi raccomando. Fabrizio, volevo sapere se c'è qualcosa che ti ispira particolarmente quando componi, oppure c'è un momento della giornata
che è più favorevole all'ispirazione. Mi verrebbe da dire che di solito il momento più favorevole è a prima mattina, perché il polo è più... Però, una musica di pancia, diciamo. Sì, io diciamo che non ho propriamente un momento della giornata in cui preferisco scrivere. Ci sono canzoni che ho scritto a prima mattina, quelle che mi sono uscite subito, e altre invece di sera, anche di notte, quindi... un po' più stile, visto che siamo in tema. Non era questo il senso della domanda, comunque va bene. Non c'è un momento preciso della giornata, però l'ispirazione a volte nasce anche da una sciocchezza, da un incontro banale, da un avvenimento simpatico, e da lì magari si può tirare le cose in volte. Grazie. Allora, Fabrizio, io ho letto nel tuo curriculum, nel tuo percorso, chiaramente tu, insomma, hai associato lo swing al pop classico. Forse è una, non so che forse anche una cosa, è una novità, ecco, diciamo, forse è una cosa abbastanza interessante, perché forse, ecco, nel panorama generale dei giovani, forse questo fenomeno non tanto è associato. Sì, chiaramente, nei giovani, essendo vecchi, i giovani ci sa poco questo modo di fare musica, però penso, non mi voglio dare idea, che sia un tipo di musica anche interessante, che può essere piacevole senza essere commerciale, come quello che c'è adesso, come rap o musica trap. Ma ci prova ad essere giovani. Poi. Va bene, allora passiamo al primo pezzo musicale, poi chiaramente noi facciamo così, su ogni step musicale ci ragioniamo, perché possiamo conoscere il personaggio, il cantatore di turno, la cantante, la band, cerchiamo un attimino di andare in profondità, perché è bello sì cantare i pezzi musicali, ma ci vuole anche un attimino capire il percorso per cui si è arrivato a scrivere quel pezzo. Quindi a te, Fabrizio, il primo pezzo qual è? Il primo pezzo è Il passo per il mare. Va bene, allora ce la ascoltiamo e poi ritorniamo live qui da Vivendo. Yeah.
posto fisso da parcheggiatore, sotto la lettina, tra i banchi della scuola, carezzato il suo bel pancione. Andiamo invece Franco che potrà ascoltare gli errori di una madre adolescente. E quando siede al bar sopra il mare, senza denari e la voglia di partire, cerca i sorrisi lì tra la gente e con la mente potrà viaggiare. Benissimo, allora abbiamo ascoltato il primo pezzo e questo era Federico e il bar sopra il mare, il pezzo che fa parte dell'altro che è fatto praticamente per sempre. Raccontaci un attimino come è nata questo pezzo e il percorso che hai fatto per arrivare, diciamo, alla sonorità oltre, insomma, della canzone anche del conto. Sì, questo brano nasce, il testo, da un libro di Stefano Belli che sarebbe Il bar sotto il mare, che racconta molte storie stravaganti che avvengono in maniera un po' strana. E io ho pensato di spostare questo bar sotto il mare, per non morire annegati, e farci storie di Napoli, storie di tutti i giorni, storie di noi. Ricordiamo chiaramente, insomma, che ognuno di noi ha, insomma, una linea artistica e quindi cerca di mettere la sua casa. Ma raccontaci, ecco, tu ci hai messo 3 anni per fare questo parto di tutto, diciamo, questo disco. Ecco, raccontaci, ecco, il percorso per arrivare a formare un disco. Cioè, nel senso, quali sono i momenti in cui tu c'hai un momento di pensamento, un momento che hai in accelerazione, ecco, che tempistica ci vuole? Vogliono proprio questo tempo che ci hai messo tu, oppure ognuno ha una sua tempistica? No, diciamo che ci vogliono i soldi, se non c'è soldi ci metti pure il problema. No, ci ho messo un po' di tempo perché alcune canzoni le avevo già scritte, poi sono state riarrangiate e poi ne ho scritte altre successivamente, le ho registrate e quindi alla fine ho fatto questa raccolta di questi 9 brani Ecco, tu hai detto le hai riarrangiate, ecco perché, ecco perché, insomma, si vuole approcciare, ecco, al mondo della musica, ci vogliono prima le parole e poi la musica, poi il contratto. Beh, ognuno ha un modo di scrivere, diciamo che quando scrivi un testo, almeno per me, c'è anche già la melodia in mente, poi dopo che hai un testo e una melodia inizi a lavorare sugli accordi, su un'armonia completa. E poi nasce un arrangiamento in base allo studio che si vuole dare a una canzone.
Quella artista sì, ma anche pratico. E quindi insomma il fatto dei soldi significa anche chiaramente il gioco di parole al fatto che comunque ci siano molte più possibilità tra virgolette, perché c'è un incontro di format di talent eccetera. Ecco, dal tuo punto di vista questa nuova diciamo visibilità è un'occasione in più per i giovani oppure insomma la situazione è ancora in stallo? Insomma è un'occasione per chi riesce a farsi vedere, però diventa tutto una questione poi di soldi e di televisione, quindi non c'è più l'artista ma c'è solo una voce che poi viene presa e viene lavorata dalle grandi etichette e viene messa sul mercato secondo gli interessi. Qualcosa di preconfezionato dunque. Sì, perché più delle volte non si tratta di cantatori, non fanno ciò che vorrebbero, ma fanno quello che viene detto di fare. Quindi se funzionano, no, anche altrimenti tornano a casa. Volontà di terzi, per accontentare volontà di altri, non volontà proprie. Sì, si segue sempre nel mercato. Benissimo, allora diamo la parola ad Assia per una curiosità, una tua domanda. Vabbè, volevo aggiungere, rispetto a quello che lui diceva sulla composizione, come poi ogni volta è sempre diverso. Lui ha detto, io parto dalle parole, dove ci sta la melodia, poi penso agli accordi. Anche per rispondere alla domanda, io parto in modo diametralmente opposto, cioè parto da un'armonia e poi dopo comincio a improvvisare e poi da lì cerco le parole. Quindi è sempre veramente... Poi volevo aggiungere, rispetto alla cosa del percorso che dicevi tu, che insomma ci vuole tempo, effettivamente lui è un cantautore... Insomma, complimenti a lui perché essere un cantatore vuol dire che tu sei da solo, cioè nel senso che devi dar conto ai musicisti, chiaramente ci sono dei musicisti anche per te, però sei la colonna portante, quindi non è come il mio caso, c'è un gruppo, quindi ognuno si divide le cose, fa una cosa. Quindi in questo senso è un po' molto complicato, quindi anche per questo poi ci vuole tempo. Vedremo principalmente perché ci vuoi i soldi, non più tu sei nel livello. E quindi la domanda a questo punto. Dopo tutto quello che hai fatto per arrivare a questo disco, che cosa ti aspetti? Cioè, le più rosee aspettative, secondo te, quali sono? Cioè, che cosa si dovrebbe fare adesso? Cosa dovrebbe succedere? Rose, proprio esagerando. Rose, come stile. Le aspettative migliori, diciamo, ampliare la questione live delle serate, suonare, perché se no fa un disco e poi non va a suonare, vendere qualche copia del disco se la volete acquistare, non mi fa male, e nella speranza portare sempre un percorso dove uno cerca di acquisire un po' di fama, di migliorare la sua situazione con il pubblico, insomma, stiamo parlando ecco della difficoltà chiaramente di prodursi perché comunque ci vuole insomma la base monetaria che è fondamentale. Ecco, non so, tu per quanto riguarda la musica, qual è, se avevi un cantante preferito da bambino, qual è il suo preferimento, oppure se anche attualmente preferisci ascoltare la musica estera della musica italiana, ecco, qual è il tuo orientamento? Allora, come cantante preferito, diciamo, non ho mai avuto il mio cantante preferito, il mio idolo. Ho sempre avuto molti cantanti, sono sempre più dedicato alle canzoni. Cioè, se di un cantante mi piacevano alcune canzoni, ascoltavo quello. Quindi ho sempre fatto un po' di rispetto. Poi ci sono delle età in cui uno ascolta qualcosa, poi l'altro. Per il resto preferisco sempre più musica italiana. Mi piace anche la musica anni 80, quella americana, un po' la musica disco. Benissimo, allora siamo giunti al momento del secondo pezzo musicale. Cosa hai scelto? E poi ne ripartiamo insieme live. Sì, come prossimo brano, L'ipocrisia del tempo. Quindi... C'è anche un maestro. C'è Paolo. Benissimo, allora. Saluta, ciao Paolo. Partiamo.
città, dimmi dove si trova chi ti ha portata via da me. Il tempo va, lei mi consola solo la malinconia, semplicità, ti hanno lasciato andare con la tua via e ti ha rubata una bugia e ti ha portata via di qua. Sarebbe facile fermarsi qua, chiedersi che ha sbagliato e chi no, l'ipocrisia del tempo ce lo dirà, quando non sentirà. Semplicità, io ti chiamavo quando eri libera ed ora che si è appesa un filo, non so se il tempo ci guarda, se ti riporterà da me. Sarebbe facile fermarsi un po' e chiedersi che ha sbagliato e l'ipocrisia del tempo ce lo tira quando non servirà. Non ti riporterà da me. L'ipocrisia del tempo ce lo dirà quando non servirà. Benissimo, ci siamo ascoltati anche il secondo pezzo. Un applauso a questa bella interpretazione, che sia del tempo. Ecco, prendo spunto dal titolo di questa canzone, quante ipocrisie hai dovuto affrontare, ma nella cosa sociale o anche nel mondo musicale, cosa, quale diciamo quale lo fa? Io sì, questa ipocrisia del tempo rispecchia un po' quello che vede le lunghe attese, quando magari due persone non si parlano per tanto tempo e alla fine la sono un po' prezzoso quel tempo. Passa. Peraltro poi mi incuriosisce questo mezzo paradosso, perché si dice che il tempo è galantuomo, invece in questo caso, essendo ipocrita, è l'incontrario. Eh sì, perché in questo caso il tempo, una volta sì, è galantuomo in certi casi, ma in questo caso una volta che è passato non si può più tornare indietro, quindi... ti ha dato già la fregatura, insomma. Noi non ha vissuto dei momenti di ipocrisia, ma chiaramente tutto parametrato nel tempo, senza praticamente oggetto di riflessione. E adesso passiamo anche a una considerazione in generale. Non tutti hanno, insomma, hai scelto la tua carriera, noi speriamo che chiaramente più di piedi per tutti i nostri cantanti. Basta che non prende fuoco. No. Però ecco, qualcuno, magari vedi qualche tuo amico, eccetera, eccetera, qualcuno ha avuto oppure già ha fatto, preso questa decisione di voler fare questo mestiere, ma con l'intenzione di trasferirsi, perché forse qua ci sono troppe difficoltà da vedere. Cosa ne pensi? Sì, le difficoltà ci sono, non ci sono solo qui. A Napoli ovviamente ci sono, abbiamo le nostre difficoltà, però io penso che ognuno è libero poi di scegliere la sua strada, però restare anche nella propria città e riuscire ad avere qualche soddisfazione penso sia ancora più bello.
è un premio in più, chiaramente, insomma, perché comunque ci fanno dei servizi doppi. Adesso una domanda, Asia, per te, ecco, hai qualche domanda che sono portata in questo lasso di tempo, parlando anche di ipocrisia oppure di altre cose? Ma secondo me, rispetto a quello che dicevi tu dell'ipocrisia, forse adesso è uscito il disco, quello da questo momento in poi mi cosa succede per più osservazione della domanda. Benissimo, adesso parliamo del tuo percorso. Ecco, tu hai fatto il conservatorio. Ecco, secondo te, nel panorama dei cantatori italiani, c'è qualcuno che non è che l'abbia fatto apposta e quindi è diventato un autodidatta, un po' di parole. Ecco, secondo te serve comunque la formazione e una cultura dal tuo punto di vista, oppure la si apprende dopo? Perché facciamo un parallelo ai giorni d'oggi, la laurea un tempo era un biglietto di amici, adesso tutti quanti erano più benissimo nelle difficoltà lavorative, lavorare prima e magari poi prendersi la laurea. Così, un tuo parere. Sì, diciamo una formazione musicale di base ce ne sarebbe sempre bisogno, poi ci sono i talenti, quelli che non hanno mai studiato, però sono nati, come dice, già imparati, e lì devono solo sfruttare quello che hanno, però in generale conoscere la musica, saperla leggere, saperla scrivere è importante un po' per tutti, magari anche per chi ascolta sarebbe importante. Certo, è l'ascolto che purtroppo è quello che manca, oltre sono la difficoltà di fare musica. Va bene, adesso passiamo al terzo momento musicale, qual è il prossimo brano? Medico di base. Benissimo, ci auguriamo che non serva nessuno. Vediamo la fine serata. Prego, a te la musica. Striscia, striscia, senza far rumore, giù la meccanica, di tanti colori. Non ti basta tutto il mio amore, con la carta di greppa c'ho la spina di talloni, e grazie a me questo medico di base impara a te i colori dell'estate e porta a sé questo medico di base oggetto di siringhe ma per gira, gira, mescolando padri e fiori, tra boutique e modalità, effettivi di tre ore, alle feste, sfiduciati d'alta moda, con tanti criteri da solo un povero dottore, e grazie a me, che sono medico di casa, in mano a te, con parole dell'estate, e porta a sé, io sono medico di base, ho certo che si dite, ma per più di me. Non so più che cosa fare, io mi devo ribellare, non so come farmi rispettare, ma poi come te lo dici tu mi fai sognare, grazie a me che sono venuto di base, il mare a te, i colori dell'estate, ti porta a sé. Questo medico di base, ho cento tre siringhe, ma per ho cento tre siringhe, ma per più di me. Ho cento tre siringhe, ma per più di me. Yeah. Allora, un bel pezzo questo, chiaramente anche se è introvertito. Mi fa venire tante domande. Mi piace molto. Come è nato questo
Sì, un pezzo chiaramente molto ironico, nato da un aneddoto da una mia vecchia vacanza, da una mia conoscenza, in cui c'era questa ragazza che spendeva e spandeva in vacanza con il povero padre dottore che stava a casa e avrebbe visto il punto della carta solo a fine mese. Sarà stata una dura sorpresa. È un fatto reale, dunque. Sì, benissimo, quindi questo pezzo chiaramente fa parte di un po' di sul tuo personale. Ecco, ma la tua ispirazione nasce, ecco, in vicissitudini personali oppure riflessioni, ecco, la maggioranza dei tuoi pezzi come sono governati per quanto riguarda le parole? Alcune come questa nascono da situazioni anche divertenti, altre magari da vecchie storie, da vecchi ricordi. Esce fuori un piccolo racconto di stati d'animo. Benissimo, allora adesso non so se hai qualche altra curiosità. Una cosa che non c'entra niente. Sì. Facciamo una provocazione. Pensi che la musica contemporanea, tratta principalmente questa correttività, possa avere qualcosa da insegnare a noi cantautori vecchia scuola? Come fare i soldi? Per il resto uno che cagaglia tutto il tempo e non... Ricordiamo magari chi ha meglio tutti i gruppi che cos'è questo genere chiamato tra. Cioè, che ancora salvo lo vogliamo fare... No, è una cosa che sta vedendo. Sì, salendo fuori con cioè, canzoni, non lo so, come non so nemmeno definire, gente che balbetta. Oppure uno che tutta la canzone ride. Ma non è male. Pure ridere anche fa bene. Non so cosa ci possa essere. In termini musicali credo nella. In termini forse di spettacolo, chissà. Che hanno saputo cavalcare tutte le deficienze attuali. E adesso facciamo una domanda che, insomma, guardando anche a quello che è stato in teatro Canzone, se ha mai avuto l'occasione di ascoltare Giorgio Gaber, la tua impressione di questo personaggio che purtroppo è stato dimenticato, ma ha dato tanto, ripeto, per il teatro Canzone, che adesso anche in questo momento è un po' in disuso perché forse manca centrale. Sì, vabbè, sicuramente grande artista del passato, eccetera. Ovviamente è un genere difficilmente proponibile oggi, dove il teatro è meno considerato rispetto al passato, perché più il web, la televisione, quindi si punta tutto sulle immagini strane che fanno vedere adesso. Non c'è più la paura nella recitazione, del canto della recita. Quindi è un peccato, però in questo momento è un po' meno assoluto. Magari ci sarà un futuro domani, potrei ci mettere in questo, le attitudini ce l'hai, quindi la base è qui. Adesso, ecco, una curiosità che magari non siamo qui appunto per conoscere, qualcosa che i nostri amici di Radio Frontiere possono sapere magari di te, che vorresti far conoscere, qualche aneddoto oppure qualcosa di considerazione musicale che tu hai visto, sentito. A parte la grande ironia che stai sfoderando in grande stile. E chiaramente noi facciamo i concreti, perché questa ironia che tu naturalmente dimostri è difficile trovarla, perché ogni giorno, insomma, o c'è il cantante molto serioso, noi abbiamo avuto la fortuna di avere Mugheros che erano, diciamo, non seriose, però diciamo molto alla mano, e quindi è un complimento che anche spiritose, diciamo. Spiritose, perché cerchiamo sempre di scegliere anche la persona che ha da dire qualcosa e quello che è importante. Quindi questo è un complimento, anche un ringraziamento ad Asperi. Ci ha segnalato. Secondo te, ecco, manca forse questa ironia che abbiamo conosciuto di te ogni giorno? Oppure ognuno pensa di, insomma, avere successo perché magari c'è quel manager che dice di fare questo? Cioè, c'è
una formazione per quanto riguarda, ecco, la figura, molto sei te stesso, questo emerge con molto piacere questo, se proprio che qualcuno si è indirizzato a fare qualcosa un po' diverso. Oddio, magari ci sono dei personaggi modelli che vengono un attimino frenati per mandare in onda, diciamo così, quello che va più di modo al momento, quello che più richiede il pubblico, quindi magari qualche personaggio più estroso che magari potrebbe fare anche persone più interessanti, è limitato da quello che richiede il mercato, e quindi ha un certo personaggio costruito e quindi deve diventare anche in sé. Io sono povero, faccio delle cose. Ma una domanda, facciamo una domanda ironica, siamo diciamo alla mano, ma ci sarà anche il reddito di cittadinanza per il povero cantante? Il reddito di musicanza, sì. Lo proponiamo. Va bene, allora siamo arrivati al nuovo momento musicale, siamo andati in volati per alcuni problemi tecnici, a te la parola. Il prossimo brano è Piccola Follia. E come fa tutta la ricordo? Ascoltare quello che ci funziona piano, invece tu non ti no, ma non ti vado a dire se ti ricordi tu, piccola follia, hai portato via tutti i sogni e la mia fantasia, e chissà poi perché con quella spirale di passione hai ingannato pure me, che non fosse nuovo. Quando non ci sarai più, ti verrò a cercare. Il ricordo di quello che è stato, adesso spero che ci sia la vita, ti lascio dietro me, ti fermare. Tu, piccola follia, hai portato via tutti i sogni e la mia fantasia, e chissà poi perché, con quella spirale di passione, hai ingannato pure me. Nascondere il tuo sole, no, non nasconderti da te, no, lasciare che il dolore spinga il tuo sorriso. Benissimo, quindi siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda Parole di Libertà Music, la prima puntata delle tre che noi faremo qui
scritta di bello. Questa prima parte è dedicata al momento musicale, poi ci sarà Paroliamo e la versione di presentazione di un libro. Allora, questo testo si chiama La piccola follia. Hai fatto mai qualche follia che ti hai detto? Ma non devo dire che sono una persona abbastanza protesta. La testa sta ancora qui. Ballo alzare per pisare prima. Ma pensi che comunque sia, ecco, una piccola follia, ecco, andrebbe fatta, ecco, oppure bisogna fare tutto in modo razionale. Bene, qualche piccola follia l'ha sempre fatta, ovviamente senza, senza strada, sempre nei limiti della recenza. E che sempre grado? Nei limiti dei 3 anni di incarcere, senza superare. E che grado di follia ci vuole per essere un artista? Da 1 a 10, no? Che grado... ognuno ha la sua follia, diciamo... almeno 6 più, così non lo sa. Ecco, adesso andiamo un attimino al ritroso e parliamo della tua formazione, praticamente. Nel senso che quando c'è stato il momento che hai scoperto di poter fare il cantante, cioè già dalle superiori, oppure è stata una cosa che ti è dato? Sì, è nato un po' per caso. Alle superiori ho iniziato un corso pomeridiano di un coro a scuola, dopo a scuola, quindi iniziai a cantare nel coro, vidi che ho stonato tanto, non ero, e quindi poi iniziai un po' a studiare canto, poi un po' alla volta mi dico più. Quindi torniamo alla canzone Piccola follia, ecco, Assia, secondo te le follie ogni giorno noi viviamo a Napoli, città chiaramente come tutte, però la difficoltà per quanto riguarda il lavoro, altri momenti, questa città associa a questa parola, adesso torniamo un attimo a Paroliamo che andremo a fare, ecco, come la vedi tu su questo termine piccola politica? Allora, rispetto alla città, rispetto alla canzone, non capisco. Allora, la follia per questa città, sì, un po' sicuramente bisogna essere folli, diciamo. A parte lo stereotipo del napoletano che si arrabbia, però sì, però infatti sicuramente lo stereotipo è sempre un punto di verità, per cui a volte abbiamo bisogno anche noi di convivere con certe cose che sono folli. Sì, quindi in questo senso, sì, sicuramente rispetto alla città c'è bisogno di una piccola follia sempre. Poi Fabrizio secondo me è un po' come me, nel senso che ci sono persone che quando sono più piccoline sono un po' pazzerelle e col tempo per trovare questa posto. Noi siamo invece di tipi con la testa già a posto, già. Però con la maturità capiscono che forse qualche piccola follia si può fare, quindi in questo senso qua siamo un po' simili. Quindi diciamo che arriviamo a 80 anni. Anche le demenza senile problema. Ti faccio io una domanda. Ci sta qualche persona che... persona di riferimento che ti ha aiutato nello sviluppo della tua carriera? A me ci sta, è solo per te. La domanda, ma già sì, io ho studiato in una scuola che sa, Bombro, la Music and Dance, e io ho conosciuto delle persone, Valeria Frontone, che è la direttrice, e con lei ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni, quindi ho iniziato la scrittura con lei, facendo un corso con lei, quindi sì. Lei mi ha aiutato nella fase da cantautore. Ecco, adesso ragioniamo con te anche col fatto che insomma Napoli, cioè, per quanto riguarda la musica, c'è anche questo rinvio musicale, però diciamo, anche un nuovo incentivo. Però si sono aperte una miriade di scuole, scuola di musica, scuola, eccetera. Le scuole di musica ci sono. Secondo te è un bene questo oppure è una portatura magari più a segnare proprio. Una scuola di musica è un bene, è un male quando non viene nessuno a studiare, quello è il problema. E se no non ci sono allievi, non ci sono soldi. Per esempio a noi hanno finito. Certo, poi ci sono quei bambini che vengono un po' forzati, quindi in quel caso forzandoli gli allontanamento un po' dalla musica. Però
che si avvicinano spontaneamente sempre una musica. Allora, Asia, noi chiaramente abbiamo ascoltato le Mujeres tempo fa, è stata una bellissima puntata, confermiamo dei video che prossimamente li mettiamo in gioco. Ecco, noi sappiamo che poi fai un percorso anche da solista. Che differenza c'è? Diciamolo a Fabrizio, un consiglio. Cioè rimanere singolo nel senso musicale, oppure è un bene che lui si crei una... Già c'è il pianista, ma solo il pianista. Cioè, c'è bisogno di fare una bene con la tua consiglio che vuoi dare. Allora, sicuramente in ogni caso sono due percorsi diversi. Cioè nel senso che anche se lui ce l'ha una band, cioè nel senso che ha fatto un disco e ci sta una band dietro, però è sempre diversa l'idea del cantautore. Cioè il cantautore ha tanta volontà, anche un buon carisma, che riesce lui a circondarsi di musicisti che credono in lui, è un bene sicuramente. Dall'altra parte c'è stato, come dicevo prima, il fatto di avere un gruppo, quindi un gruppo in cui si condividono le idee, un gruppo poco come la Creata in particolare, dove ci stanno sei femmine. Mamma mia, cioè... siamo diventate sei, eravamo sei. Dopo capiremo. E dove ognuna ha la propria personalità artistica e la propria visione, quindi ovviamente abbiamo fatto comunque un percorso anche fatto di scontri forti, però abbiamo poi anche avuto la possibilità di capire che ovviamente non c'è un punto equidistante da quello del punto di accordo, per cui ci stanno però i pro e i contro chiaramente. Quindi nella scrittura, magari nel suo caso, lui comunque scrive il suo pezzo, porta, dice questo è il pezzo. Poi è chiaro che viene abbellito, viene arricchito, il merito dei musicisti che sta sempre. Non soltanto dell'arrangiamento come è vestito, ma proprio in realtà compositivo, quello che ci sta sempre. Nel nostro caso, invece, proprio la canzone che arriva uno e dice questa frase non mi piace. E questa frase che accorciare, ma quanto non è bello, brutto, la copertina del disco, i contenuti, cioè qualsiasi cosa. C'è occasione di conflitto, però forse anche bello. Il nostro primo disco, abbiamo fatto più di un anno del primo disco, stiamo lavorando al secondo, sicuramente ci ha portato ad una nuova maturità, però, quindi insomma sappiamo che dovremo affrontare a un certo punto degli scontri, così ognuno ha la propria personalità, però appunto poi la cosa bella è che chiaramente, ma anche ormai perché poi il musicista deve anche essere un comunicatore, deve parlare con l'orale, deve fare una serie di cose, deve pensare al service, c'è una cosa di competenze rispetto a tutto, cioè, ma questo perché ovviamente deve essere tempo. Quindi ognuno di noi ha delle competenze, ognuno fa delle cose, invece deve essere cantautore, quel caso all'alza. D'altra parte però non deve affrontare il fatto di darsi pizzico sulla pancia e di questa cosa che fa non mi piace tanto, cerchiamo di mediare, in questo senso è più libero. Va bene, allora cari amici di Parola Libertà, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Parola Libertà Music. È stata una bellissima puntata perché siamo scesi in campo non più di pomeriggio ma nel preserale qui da Viventum a Santa Maria da Nova. Allora, prima di congedarci con i nostri ospiti, vi volevo ricordare che venerdì prossimo, sempre in diretta live da Viventum, ci sarà uno speciale Paroliamo con Tania Merenda con un tema abbastanza interessante, cioè Napoli ieri, oggi e domani. Quindi ci sarà un seminario, un dibattito con degli ospiti. Poi successivo, il primo venerdì di luglio, c'è Federica Pioppo che presenterà un libro suo personale, è una giornalista di Canale 21, chiaramente è conosciuta qui in Campania. Adesso, prima di congedarci, volevo ringraziare Asia Violino, che chiaramente è l'occasione per dare degli appuntamenti per i vostri fatti. Allora, in realtà a Napoli non ci siamo. Quelli che vanno in vacanza. Sì. E quindi, sicuramente sulla copertina della nostra pagina troverete date. Ecco. Allora, il 29 siamo all'Aia Folk Festival, poi ci sarà un'altra data a Vicenza, che è in singolare. Mi ricordo la data, sta sempre sulla copertina della pagina che stiamo creando, poi saremo a Lecce e poi stiamo vedendo una serie di date anche a Napoli, speriamo prossimamente, però lo stiamo organizzando. Dai, speriamo presto, dai, Napoli o in Campania. Il 18 luglio saremo a Rosolina Mare con Amnesty International, la voce della libertà. Benissimo, allora noi ringraziamo Asia Torillo e prima di completare l'ultimo pezzo, ringraziamento a tutti.
Fabrizio Marcello che ci ha permesso di conoscere la sua persona, perché è facile fare dischi, poi se non si fanno non sanno la persona, insomma diventa anche lui. Grazie di essere intervenuto, voglio dire due parole. Sì, chiaramente ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato per un'ora, che hanno avuto il coraggio di sentirci per un'ora. Vi invito appunto la mia pagina pubblica a seguirmi per le novità, che si chiama Rumba, trattino autore, che si scrive solo Rumba. E vi ringrazio, vi aspetto, contattatemi se volete il mio contattatemi. E grazie, grazie e grazie a tutti. Benissimo, concludiamo con un altro pezzo musicale, così facciamo la chiosa musicale, Parole Libertà Musica. Un ringraziamento a Maria Villani per la sezione Facebook. Grazie a voi, seguiteci. Ovviamente avrete notizie sulla nostra pagina degli altri eventi e del seminario, un seminario molto interessante che stiamo per organizzare sui linguaggi della comunicazione. Quindi una cosa interessante, forse verrà anche lei perché lei è della materia. Va bene, allora a te la musica. Il prossimo brano sarà Lottatori Perdenti. Adesso Paolo ci sta sul foglio. Provato. C'è un po' di malinconia, destini bruciati, una strada che non si percorreva. Dillo se vuoi, non ci vorrai, gettarsi nel sale non guarisce mai. Siamo noi, gli riconoscenti, siamo noi, gli riconoscibili, siamo noi, con delle non credenti, siamo ancora noi, portatori perdenti, di questa guerra fatta di silenzi. Note suonate, accordi mai raggiunti tra di noi. Pianoforte scordato, ma la musica chi la dimenticherà? Solo pazzia, mancanza di armonia, accordi strappati e senza poesia. Siamo noi, i riconoscenti, siamo noi, i riconoscibili, siamo noi, con delle non credenti, siamo ancora noi, lottatori perdenti, di questa guerra fatta di silenzi. Miserabili.